festeggiamo il milione di copie della lunga storia di Marianne Cria, quindi il titolo Parliamo di Dacia di Maregni. Dacia Maregni, parliamo, ed è una festa che ho ideato e concepito con l'organizzazione della libreria Nuova Europa e Granai per festeggiare il milione di copie e con il milione di copie festeggiare la potenza della letteratura di Dacia Maraini. Quindi il Ora, sottotitolo dell'anno. raggiungere un milione di copie non è una cosa Facciamo che accade una tutti i giorni. battuta dolce in Italia. In Italia, aspetta, insomma, un milione di copie sono una cifra Infatti, importante. attenzione, queste sono le copie vendute in Italia, perché poi ci sono tutte quelle nel resto del mondo, c'è 25 traduzioni in Il libro 25 ve lo faccio vedere, eccolo qua, Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucria, che è una storia vincente, ambientata nel Settecento, la metà del Settecento in Sicilia, che parla della condizione femminile e non solo. Beh, c'è tutto, c'è la questione dell'identità femminile, c'è la questione della violenza. Marianne Cria è sordomuta per un trauma che ha subito, per i pochi che non sono lettori, no, non diciamo di più, c'è la forza di volontà, c'è la disabilità, quindi ci sono molti aspetti, ma proprio la potenza della scrittura, su tutto questo, come dire, non c'è un eccesso di sottolineatura, ma c'è un racconto molto Questa consapevole. sera al Teatro Palladium, quindi a Roma, la Garbatella, ci sarà questo incontro, questo insieme, no? Sì, Questo incontro tra lettura e cinema, perché? cominciamo con una breve lettura, perché i tempi poi devono essere contenuti e agili. Proiezione del film Marianne Cria, tratto dal libro, ricordiamo che ha vinto il premio Campiello nel Di 1990, Roberto di Faenza. Roberto Faenza, che avrà una conversazione condotta da me con Dacia Maraini. E lo scrittore e sceneggiatore, anche lo scrittore Diego De Silva, e poi tanti ospiti a sorpresa che saranno in sala, perché veramente questo evento, che è una vera e propria festa, lo ripeto, e quindi il fatto anche dell'ingresso libero, del ritrovarci tutti insieme, è una cosa bella. È proprio il grazie dei lettori a Dacia Maraini per questo libro Quindi straordinario. non è vero che non si legge in Italia. C'è chi legge e, come dire, c'è qualcuno che si batte per far sì che si legga sempre di più, senza retorica, senza, come dire, con il massimo di attenzione e comprendendo che ci sono delle cose bellissime che noi abbiamo, dei libri come Quindi questo. questa sera a scoprire, per chi non lo conoscesse, questo universo importante Alle 20 vi aspettiamo al alle 20 al Palladium, Palladium. ingresso libero. Ingresso libero, ecco, Questo è ricordiamo. fuori.